Nell'Udinese recupera Bia, Poggi fa coppia con Biro fino avanti, Stroppa e Desideri vanno in tribuna. Simoni è costretto a rinunciare ancora a Cruz, ma ha una squadra con il morale a mille per la conquista della finale di Coppa Italia. Beto va in tribuna, Aglietti in panchina, Caio è in campo dal primo minuto. La partita entra subito nel vivo e dopo 9 minuti l'Udinese già in vantaggio. Preziosa apertura volante di Biroff per Rossitto che spinge sulla fascia e crossa. Il buco centrale consegna a Poggi un pallone d'oro che l'attaccante non può sbagliare. Ha scelto bene Zaccheroni decidendo di affidare a Poggi e Biroff la responsabilità di concretizzare la manovra della sua squadra e Poggi ricambia subito la fiducia dell'allenatore con questo gol prezioso. Bene nell'azione l'apertura di Biroff di prima, il cross di Rossitto. Ecco il gol di Poggi. Sbanda il Napoli, un minuto dopo il gol rischia di subire il raddoppio, passaggio indietro avventato di Colonnese, capisce tutto Biroff, ma taglia la tela, chiude con tempestività e s'arrabbia coi compagni. Passa un altro minuto e Biroff innesca al limite Poggi, la sua conclusione trova pronto taglia la tela. Passato lo shock il Napoli reagisce e si affaccia dalle parti di Turci, Bolognino assegna una punizione per questo scontro tra Elbeg e Dayala, va Vecchia sul pallone, il suo tiro è perfetto e il Napoli pareggia. È il 26esimo e Turci non può arrivare dove Pecchia indirizza la palla. La gioia di Pecchia per la splendida trasformazione che rivediamo. La traiettoria perfetta supera la barriera e la palla entra proprio sotto l'incrocio dei pali. Turci può solo guardare. L'Udinese ha una reazione d'orgoglio, ma fino alla fine del tempo taglia la tela, non corre seri pericoli. 1-1 dunque al termine dei primi 45 minuti con l'Udinese ai punti superiore all'avversario. Simoni nell'intervallo sostituisce Caccia con Aglietti, passano 2 minuti e quello che sembra un tranquillo disimpegno della difesa napoletana si trasforma nell'azione del raddoppio per il Napoli. Aglietti dribbla Turci e mette la palla in rete, ma prima che la stessa entri c'è una deviazione di Elbeg. Sono aperte le discussioni, è gol di Aglietti o autogol di Elbeg? E intanto rivediamo proprio la deviazione di Elbeg sotto porta, il tiro di Aglietti, la deviazione. Al 21esimo Zaccheroni inserisce la terza punta Amoroso e 5 minuti dopo Pecchia salva sulla linea con taglielatela battuto. L'Udinese adesso è pericolosa, il Napoli indietreggia al 32esimo su questo spiovente, Biroff fa da torre per Poggi che tira e trova il gol del pareggio. Doppietta per Paolo Poggi, ancora una volta determinante e ancora una volta essenziale il contributo di Biroff che va altissimo a colpire di testa tra 2 avversari e smarca il compagno, bravo a freddare taglielatela. 2 minuti dopo l'Udinese può ribaltare il risultato con Cappioli, ma la sua deviazione sotto porta lambisce il palo. È l'ultima emozione di una partita che si conclude con un giusto pareggio. In classifica continua l'assolo della Juventus. Inter e Parma sono le uniche a tenere il passo dei bianconeri. Perde contatto la Sampdoria battuta da un Bologna che si ripropone ai vertici. Poi il solito gruppo in cui continuano gli affanni di Milan e Fiorentina. In coda da segnalare l'impresa della Reggiana che recupera 3 punti su Verona, Cagliari e Piacenza e 2 sul Perugia. Domenica Inter e Juventus.